Salve a tutti e benvenuti nella mia cucina internazionale. Il mio nome è Linda e su questo canale troverete tantissime deliziose ricette internazionali. Quindi se siete interessati a conoscere piatti di altri paesi, io vi consiglio di iscrivervi a questo canale. Nelle prossime settimane pubblicherò la ricetta di una deliziosa insalata americana e di un piatto dell'Uzbekistan che per me è stato amore al primo assaggio. È veramente buonissimo! Circa un paio di mesi che mio marito di tanto in tanto mi ricorda che devo preparare il bigos e questa settimana ho deciso di accontentarlo. Il bigos è il piatto nazionale polacco e se siete stati in Polonia sicuramente l'avrete mangiato almeno una volta. Si tratta di uno stufato a base di crauti, cavolo e carne, una cosina leggera leggera insomma. Io ho imparato a fare questo piatto alcuni anni fa per prendere per la gola mio marito, che non so se ve l'ho già detto, ma è polacco. Ed il marito dice che il mio bigos è buono come quello della mamma, che direi una bella soddisfazione. Ok, sono pronta per condividere con voi la mia ricetta. Così anche voi potrete preparare nelle vostre cucine un bigos buono come quello che mangereste in Polonia. Preparare il bigos è semplice, ma richiede un po' di tempo. In particolare si consiglia di riscaldarlo almeno due volte prima di mangiarlo, perché il bigos è uno di quei piatti che diventa più buono ogni volta che viene riscaldato. Per questo motivo io divido la preparazione del bigos in due giorni ed inizio a mangiarlo il terzo giorno. Ma se voi volete potete prepararlo anche tutto in un giorno. Poiché preparare il bigos richiede tempo, io generalmente preparo il mio pentolone da 7 litri e poi una parte la mangio fresca e una parte la conservo. Se anche voi decidete di preparare un bel pentolone, guardate questo video fino alla fine perché vi mostrerò anche il mio metodo di conservazione. Iniziamo a vedere gli ingredienti. 1 kg di carne di maiale tagliata a tocchetti di circa 2-3 cm. Io sto usando la spalla di maiale, ma se trovate il collo è ancora meglio. Mezzo chilo di carne di manzo tipo spezzatino tagliato sempre a tocchetti di 2-3 cm. 350 g di bacon. Questo che sto usando io oggi è il bacon polacco, che ha il sapore più simile a quello di un prosciutto cotto affumicato italiano che è la nostra pancetta. Quindi se non trovate il bacon polacco, io vi consiglio di usare il prosciutto cotto affumicato, meglio se usate il fondo. 1,5 kg di crauti pesati dopo averli strizzati bene dell'acqua in eccesso, in questo modo, o circa 2,2 kg di crauti prima di strizzarli. Molto spesso i crauti che si trovano in commercio non sono molto acidi e quindi non c'è bisogno di lavarli, ma se per qualsiasi motivo i vostri crauti sono troppo acidi, allora lavateli una volta. Io in realtà mi conservo sempre un po' di acqua dei crauti e la aggiungo allo stufato durante la coltura se mi accorgo che il sapore è troppo delicato. Io oggi aggiungerò anche 250 g di carote perché ho acquistato i miei crauti in un supermercato americano e non contengono le carote. Se i vostri crauti hanno già le carote non è necessario aggiungerle. 1 kg di verza. Dopo averla tagliata, io metterò la verza in ammollo con un cucchiaio di sale. Questo renderà la verza un po' più tenera. 400 g di cipolle, che sono circa due cipolle medie. 120 g di prugne secche denocciolate. In realtà alcune persone preferiscono aggiungere l'uva sultanina o una mela, quindi se volete anche voi potete sostituire le prugne. In ogni caso io vi consiglio di aggiungere della frutta dolce, perché serve a bilanciare il sapore acido dei crauti. 500 ml di vino rosso. Questo è facoltativo, ma io vi consiglio di aggiungerlo perché esalta il sapore del piatto e contribuisce al suo colore. Più o meno 100 g di concentrato di pomodoro e 4 cucchiai di olio. Io sto usando l'olio di vinaccioli, ma voi potete usare qualsiasi altro olio dal sapore neutro. Poi ci serviranno un po' di spezie ed in particolare questi sono dei pepe in grani. E queste altre bacche io in realtà non le avevo mai viste quando vivevo in Italia ed infatti sono dovuta andare a tradurre il nome su internet. Internet dice che il nome italiano è pimento o pepe della Giamaica. In ogni caso, se non le trovate, potete anche usare delle bacche di ginepro o semplicemente ometterle.
Poi ci serviranno anche circa 4-5 foglie di alloro. Io oggi sto usando anche due dadi ai funghi porcini perché mi sono resa conto che non avevo tanti funghi secchi in casa. Poi ci servirà anche del pepe, più o meno un cucchiaino, e un paio di cucchiai di sale. Il secondo giorno aggiungeremo anche 300 g di salsiccia polacca, che è chiamata kiełbasa. Rispetto alla salsiccia italiana, la salsiccia polacca è cotta tramite affumicamento. Se non trovate la kiełbasa, potete sostituire con un'altra salsiccia affumicata o duplicare la quantità di bruschetto cotto affumicato. Poi ci serviranno anche dei funghi selvatici secchi. Io generalmente uso 60-80 g di funghi secchi. Quest'anno sono particolarmente orgogliosa perché sto usando i funghi che ho raccolto io quest'estate. Purtroppo ne abbiamo usato una parte Natale e me ne sono rimasti solo 40 grammi, e per questo motivo che ho aggiunto un paio di dadi al mio stufato. Infine ci servirà più o meno 1,5 litri d'acqua. In genere io aggiungo i funghi il primo giorno, ma questa volta li metterò a bagno oggi e li aggiungerò il secondo giorno. Quindi aggiungo circa 0,5 litri di acqua ai funghi secchi e li lascio in ammollo una notte. Per la preparazione del bigos iniziamo a tagliare finemente la cipolla e dopo aver pelato le carote le grattugiamo con questo lato della grattugia. Io oggi sto usando il mio robot da cucina per tagliare tutte le verdure e quindi ecco le mie cipolle e carote pronte per essere utilizzate. Ora tagliamo il cavolo verza in 4 parti ed eliminiamo il torsolo da ogni quarto del cavolo. La verza va tagliata finemente, possiamo usare il mandolino in questo modo o il robot da cucina. Quando avremo finito di tagliare tutta la verza, trasferiamola in un contenitore capiente, aggiungiamo acqua a temperatura ambiente ed un cucchiaio di sale e lasciamo riposare per almeno 15 minuti. Nel frattempo tagliamo il bacon a cubetti, in questo modo, e tagliamo grossolanamente anche le prugne e i crauti, non dovete essere precisi. Mentre faccio ciò vi do alcune informazioni. Se volessimo tradurre il nome di questo piatto in italiano lo chiameremmo stufato del cacciatore. Infatti il bigos era inizialmente preparato da cacciatori utilizzando selvaggina e solo in epoca più recente si è iniziato ad usare la carne suina e vaccina. Nel frattempo io ho finito di tagliare tutte le mie verdure. In una padella aggiungiamo un po' di olio e quando l'olio è caldo aggiungiamo il bacon e facciamolo rosolare bene per un paio di minuti. Poi aggiungiamo le cipolle, abbassiamo un po' la fiamma e lasciamo che le cipolle appassiscano. Poi aggiungiamo anche le carote e facciamo cuocere tutto insieme. Dopodiché trasferiamo tutto nel pentolone. Aggiungiamo quindi anche i crauti, l'acqua, il pepe e io aggiungo circa un cucchiaio di sale. Aggiungerò l'altro sale più in là durante la cottura se ne avrò bisogno. Aggiungo anche tutte le spezie, i miei dadi, le prugne, il concentrato di pomodoro e il vino. Copriamo e iniziamo a cuocere a fuoco lento. Nel frattempo facciamo rosolare la carne. Quindi facciamo riscaldare di nuovo un po' di olio e quando l'olio è caldo aggiungiamo la carne. Se vogliamo che la carne rosoli per bene, allora dobbiamo disporla in un singolo strato. Nel mio caso la mia padella non è grande abbastanza e quindi ho diviso la carne in due parti. Quando la carne è bella rosolata, aggiungiamola al pentolone. Infine aggiungiamo anche il cavolo lavato nel pentolone. Se state facendo la ricetta intera e avete una pentola da 7 litri come la mia, allora dovete far appassire il cavolo in una padella prima di aggiungerlo al pentolone. Ma se avete una pentola più grande o ne state preparando di meno, allora potete aggiungere il cavolo direttamente nel pentolone e cuocere per circa un'ora. Nel mio caso io ho fatto appassire la verza nella padella e poi l'ho aggiunta nel pentolone e ho fatto cuocere il tutto insieme per circa 15-20 minuti. Poi ho spento il fuoco perché continuerò la cottura il giorno dopo. Se voi volete preparare il bigos in un unico giorno, non spegnete il fuoco e semplicemente continuate la ricetta. Il secondo giorno, mentre lo stufato si riscalda, iniziate a tagliare la salsiccia in rondelle di circa 0,5 cm. Poi strizzate bene i funghi e tagliateli grossolanamente. Filtrate l'acqua dei funghi. Per fare questo io sto usando un pezzo di garza. Questo è l'aspetto del mio bigos dopo il primo giorno. Io ho assaggiato il brodo e mi sono accorta che aveva un sapore troppo delicato. Allora ho aggiunto un po' di acqua dei crauti che mi ero conservata. Poi ho aggiunto anche l'acqua dei funghi e di funghi. In realtà nella ricetta originale polacca i funghi sono cotti nell'acqua in cui sono stati a bagno prima di essere aggiunti allo stufato. Io ho provato a cuocerli prima o ad aggiungerli direttamente e onestamente non ho trovato nessuna differenza e quindi ora aggiungo semplicemente i funghi nel pentolone senza cuocerli.
Infine aggiungo anche la salsiccia, mescolo bene il tutto, copro e faccio cuocere a fuoco dolce per circa 45 minuti un'ora. Ecco come appare il mio bagels alla fine della seconda giornata. Assaggiamo e regoliamo di sale. Se vi è piaciuta questa ricetta non dimenticate di lasciarmi un like o un commento. Come vi ho detto all'inizio, io preparo un bel pentolone di bagels, ma una parte la conservo. Per conservare il bagels lo trasferisco in dei barattoli di vetro col tappo ermetico. Copro il fondo della pentola con un canovaccio, poi dispongo i barattoli all'impiedi e copro con un altro canovaccio. Riempio la pentola con acqua fredda, copro la pentola con un coperchio e porto ad ebollizione per 30 minuti. Dopodiché lascio raffreddare completamente i barattoli nella pentola con l'acqua prima di rimuoverli e conservarli, preferibilmente in un luogo fresco e asciutto. Io conservo il bagels così per circa 6 mesi. È ora di dare un'occhiata più da vicino al nostro bagels. Vi assicuro che il profumo di questo piatto vi conquisterà ancora prima di assaggiarlo. Smacznego, che in polacco significa buon appetito.